Notti di Luna Nuova è la rassegna di spettacoli, momenti culturali, sportivi e ricreativi voluti dall'amministrazione comunale di Floridia guidata dal sindaco Marco Carianni per arricchire e accompagnare l'estate floridiana anche in un momento di difficoltà dovuto alla pandemia. Così, nel rispetto delle norme anticontagio, anche nella settimana dei festeggiamenti di San Bartolomeo si è voluto effettuare un viaggio nella storia della cittadina. L'assessore alla cultura Paola Gozzo precisa obiettivi e progetti. È stata un'estate di luna nuova ed è un'estate di luna nuova perché non è ancora finita. Il significato, il senso metaforico che con questo titolo abbiamo voluto dare ai floridiani, alla città, è quello di speranza, di rinascita, di piccole cose che fermentano e che possono andare avanti e ricomporsi nel tempo. La fase di luna nuova è l'ultima tra le fasi lunari, diciamo che è la fase del buio. Noi vogliamo, l'abbiamo virgolettato non a caso, vogliamo dare il messaggio che questa fase, quindi dal buio, dai tempi tristi che stiamo e che abbiamo vissuto e che stiamo vivendo, possa rinascere una speranza per tornare a fare rete e comunità nella nostra città. Lo stiamo dimostrando con diversi appuntamenti, ogni appuntamento ha una specificità particolare, si rivolge a un pubblico, un target diverso, però la cosa che mi rende veramente orgogliosa di questo lavoro portato avanti insieme alla Proloco e a tutta la squadra dell'amministrazione comunale, mi riferisco alla Giunta e ai singoli consiglieri, è quello che ognuno sta contribuendo a dare qualcosa alla città in modo gratuito, in modo spontaneo, in modo semplice, per il piacere di poter appunto rivivere il centro storico e non solo il centro storico, perché abbiamo tentato anche di valorizzare nel nostro calendario le nostre periferie. Abbiamo iniziato infatti non a caso dalla Piazza della Marchesa, poi siamo passati a Piazza Romita e faremo tante altre cose in altre piazze. Questa è una settimana particolare, una settimana che tutte le sere vede protagonisti le varie maestranze della città, i nostri professionisti, le nostre eccellenze culturali, le nostre eccellenze musicali. Ieri abbiamo fatto un bellissimo concerto, oggi c'è stata l'esibizione di un gruppo dei musici sbandieratori floridiani che ci rappresenta in tutto il mondo. Hanno veramente portato il nome di Floridia in varie città importanti e diverse associazioni che contribuiscono appunto alla riuscita di questo programma, ma l'orgoglio più grande è quello di vedere un'anima, di tornare a vedere un'anima in questa piazza da troppo tempo abbandonata. Dalla presentazione del volume Floridia nei segni dell'antico di Mariannella Mangiafico Valenti ai sonori rulli dei musici sbandieratori Città di Floridia che hanno accompagnato la realizzazione di una scacchiera vivente in abiti 700-800, una metafora della vita, quella della scacchiera, con la scelta di mosse si spera vincenti, di pedine a volte sottomesse e la lotta tra il bianco e il nero, tra il bene e il male. E con tanto di regine e re che attraverso i vestiti del parco storico Lucia Migliaccio hanno riportato in scena la storia della duchessa. Iniziativa che ha coinvolto diverse realtà, associazioni, singoli cittadini e la Proloco. Devo dire che è stato un bel momento. La Proloco si occupa di valorizzare il territorio organizzando eventi di vario genere. Abbiamo voluto collaborare insieme alle altre associazioni nella realizzazione di questa scacchiera vivente, che devo dire è stato un momento nuovo che la cittadinanza ha apprezzato e che sicuramente riproporremo nuovamente. Devo ringraziare inoltre tutte le attività produttive e commerciali che hanno contribuito economicamente alla realizzazione del nostro progetto, perché senza di loro le nostre idee sarebbero state realizzabili.